È Antonio Carlos Jobim, leggendario compositore di bossa nova e autore di brani indimenticabili come La Garota de Ipanema, l'autore celebrato dall'ensemble attraverso tre produzioni discografiche che, iniziando nel 2003 dai grandi standard di Retrato en Branco e Preto, esplorano nel profondo la poetica e la tecnica compositiva di un maestro da guardare con amore, ma anche con il desiderio di reinterpretarlo a modo proprio. Desaparece a fração e se achamos a unidade, está resolvida a questão. Nel 2007 viene pubblicato Palabras de Amor, ovvero Parole d'amore, quelle che Tom Jobim ha dedicato alle donne della sua vita, quelle vere e quelle immaginarie. Il disco segna l'ingresso di Effetto Musica nel raffinato catalogo dell'etichetta perugina Philology Records, specializzata in jazz e bossa nova e tra le più importanti nel settore, sia in Italia che a livello internazionale. L'interpretazione di Jobim, creata dai musicisti irpini e dalla cantante di Salvador de Bahia, infatti, conquistano immediatamente il patron dell'etichetta, Paolo Piangiarelli. L'unione di stili ed atmosfere è il segreto di Effetto Musica, che, non da pochi anni, è avvezzo al connubio con altre forme artistiche come il teatro. Nel loro repertorio, infatti, spettacoli con Arnoldo Foà, Nando Gazzolo ed Alessandro Haber, che, probabilmente, presto collaborerà nuovamente con gli Irpini. È una cosa che ci stimola molto, unire la musica al teatro, alla recitazione, alla parola, al testo, che sia poesia o narrazione. Tra l'altro, questo ultimo progetto discografico, nello specifico Orfeo Negro, sta prendendo anche una seconda strada, che oltre a quella dei capoconcerti è quella del recital teatrale. Abbiamo coinvolto in questa versione, diciamo, teatrale Alessandro Haber, e quindi nel 2011 dovremo ancora, ma siamo quasi certi di fare questa prima. Uno spettacolo, appunto, si chiamerà Orfeo Negro, storie di bossa nova, dove la voce recitante sarà Alessandro Haber e le musiche saranno estrapolate dai tre dischi che abbiamo prodotto in questi anni. Quindi il concerto adesso diventerà anche un recital teatrale. Volendo sintetizzare giusto in un paio di aggettivi, come dire, la caratteristica di ognuno di voi, quale userebbe? Ed è una bella responsabilità. Vabbè, per quanto mi riguarda, prendo in prestito il suo aggettivo di poeta, visto che me l'ha conferito lei, per cui lo prendo in prestito. Enzo, direi che è un grande creativo. La stessa cosa posso dire anche per Stefano, che è un grande musicista con una spiccata, come dire, uno spiccato amore per la musica sudamericana e quindi per l'improvvisazione e per il colore e dei suoni della musica in particolare. E poi Aldo Vigorito, il nostro contrabbassista, il nostro maestro, il nostro guru, anche perché il più anziano del gruppo, è quello che, insomma, ha avuto delle esperienze di livello veramente internazionale e quindi il nostro punto di riferimento. Peppe La Pusata, Giuseppe, che noi chiamiamo amichevolmente Peppe, è una persona, un musicista ritmicamente precisissimo. Claudia ha una voce incredibilmente bella, ma non sono io a dirlo, è lo stesso Irio De Paola, mi confessò che secondo lui era la voce brasiliana, insomma, più interessante in Italia attualmente, per cui fu un complimento bellissimo.
Il vostro percussionista brasiliano? Il nostro percussionista è l'uomo spettacolo. L'uomo spettacolo, un vero animatore, diciamo, del gruppo. È colui che porta, come dire, l'allegria di Rio, anche perché lui è carioca, per cui da una parte c'è Claudia che è di Salvador de Bahia, quindi ha un retroterra, diciamo, più simile per certi versi al nostro, più riflessivo e meno logorroico, diciamo, da un punto di vista artistico. Invece Robertinho è una persona che ride sempre e alla vita, a tutto, e quindi questo poi viene fuori anche nella sua musica e quindi di conseguenza anche nella nostra musica, fortunatamente. Mas isso aqui, esse sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Essa outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Tanta gente existe por aí que fala, fala e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de escala e no final não deu em nada. Não sobrou nada e voltei pra.